Ok, ricominciamo. Adesso per favore, so che è stata una giornata lunga, però dobbiamo farcela, abbiamo ancora due stupendi relatori, anzi due stupende relatrici, visto che si parlava che non ci sono donne. Ecco, due donne che ci verranno a parlare, la prima è Tiziana Ronchietto. Un applauso! Visto che ci parlava ancora una volta e ci facevano gli esempi, grazie a Vincenzo, questo qui è un esempio di open source just for the love it, solo per l'amore di farlo, e allora facciamolo. Grazie. Non so cosa... no, per l'amore, un attimo, facciamo. Un attimo. Un attimo. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io sono terrorizzata perché non ho mai fatto una cosa di questo genere, so che si vede, però sono anche molto felice di avere questa splendida opportunità per parlarvi di un progetto che secondo me può essere molto efficace per passare da un mondo di mercato e collaborazione ad una realtà di condivisione e collaborazione che sono sicura qui tutti vorremmo per il nostro futuro. Si tratterebbe di non vivere più l'economia in modo passivo, ma di essere partecipi attivamente. È un progetto che riguarda lo scambio solidale di lavoro, e strumenti e spazi. E è stato ideato da Mark Boyle, che vi presento, è una personalità decisamente fuori dall'ordinario, è un ragazzo inglese, e dice di essersi ispirato a Gandhi in quest'idea. E, appunto, il progetto ha un nome in inglese, Just for the Love of It, in italiano Solo per l'amore di farlo, e può sembrare un nome un po' strano, ma vedrete man mano che vi spiegherò che è estremamente adatto. E, questo progetto è già presente in 160 paesi e ha già più di 34.000 iscritti. Si è diffuso particolarmente nei paesi anglosassoni, in Gran Bretagna, Irlanda e anche Stati Uniti, probabilmente anche perché il sito a cui fa riferimento purtroppo per ora è solamente in inglese. È una proposta, come vi dicevo, che rivoluziona sia il concetto di lavoro ma anche i rapporti umani, perché tutte le persone che aderiscono a quest'idea vanno a creare una comunità che si può definire di free economy, cioè di economia libera. Perché negli scambi non ci sarà mai il denaro, sarà sempre tutto libero e gratuito. Questo avrà come benefico effetto collaterale l'aumento e il rafforzamento dei contatti umani, quindi più coesione e più connessione tra gli individui nell'ambito di una comunità. Quindi il semplice gesto della condivisione ci farà risparmiare denaro, oppure addirittura ci farà eliminare denaro, speriamo, ci farà creare delle amicizie, come vi ho appena detto, e in più ne gioverà anche il sistema. È la classica situazione che viene definita win-win-win, cioè dove tutti ne traggono beneficio, tutti sono vincenti. Ci sono già state altre proposte di economia alternativa. Ci sono ad esempio delle similitudini con la Banca del Tempo, che sicuramente qualcuno di voi già conosce. La Banca del Tempo è un eccellente progetto già operativo in parecchie città italiane. Anche questo progetto si occupa dello scambio solidale, ma qui vengono accreditate su un conto le ore prestate. Sussiste quindi un concetto di accumulo. Invece in Just for the Love of It mi permetto di dire c'è un'evoluzione spirituale, perché viene abbandonata qualsiasi contabilizzazione, è tutto più libero e solidale. E semplicemente, cioè anche se andate a vedere il sito, vedete che è molto, molto sobrio, molto semplice, non viene neppure chiesta una quota di iscrizione, non ci sono pubblicità, banner, è proprio puramente fine al progetto. Quindi, mentre gli altri sistemi economici sono rimasti focalizzati sullo scambio, la free economy si concentra molto di più sulla relazione. E in particolare si basa sui principi e sulle scienze economiche del cosiddetto paid forward. E in italiano viene detto non pagare, passa al favore. Per rendere un po' più chiaro il concetto vi faccio un esempio. Supponiamo che una persona mai vista e conosciuta
condivida con voi del tempo, oppure vi dedichi delle sue competenze, oppure ancora vi presti degli strumenti o vi permetta l'accesso a degli spazi che ha a disposizione. Poco tempo dopo, o anche contemporaneamente, un'altra persona altrettanto sconosciuta potrebbe chiedere a voi di fare la stessa cosa con lei. Ecco, tutto questo, come ripeto, senza mai la presenza del denaro, ma soltanto con l'implicita richiesta di passare il favore. Quindi, iscrivendovi a questo progetto, avrete un accesso ad un'enorme quantità di risorse e in più creerete la fiducia nel prossimo. Pensate quale miglior inizio può avere un rapporto sociale se non quello di fare qualcosa solo per l'amore di farlo. La stessa parola comunità in latino è composta dalla preposizione cum, che vuol dire con, e dal termine munus, che vuol dire dono, e viene appunto comunità, non viene con dono, come si potrebbe pensare. Quindi in tutto ciò che viene donato esiste un'anima che si ricollega all'autore del dono, e il dono sincero è un prolungamento dell'individuo e tesse una rete di rapporti interpersonali. Questa nuova visione ci può sembrare abbastanza strana, se non addirittura una forzatura, ma se ci pensate, perché se una persona ha bisogno di aiuto gli deve essere per forza richiesto di pagare o di ricambiare immediatamente? Lo stesso vale anche per noi, cioè se siamo noi ad avere bisogno di aiuto. Stiamo parlando dell'economia del dono, che è presupposto fondamentale per l'economia della felicità. Tornerò poi più avanti su questo argomento. L'economia del dono è già ben nota in antropologia, e lo scambio qui non è più dominato dal calcolo e dalla razionalità, che sono alla perenne ricerca di un equilibrio che arriva poi alla formulazione del prezzo in denaro, cioè un teorico incontro, secondo me sempre più teorico, tra domanda e offerta. Ma l'economia del dono invece si basa sulla relazione, cioè le persone donano qualcosa alla comunità solo per farne parte, per esserne parte attiva. Ci sarebbe quindi un salto di evoluzione, si passerebbe dall'homo economicus, che è quello che siamo ora purtroppo, cioè un individuo che punta al suo massimo benessere individuale e lo fa in modo amorale, o purtroppo anche in modo immorale, come spesso succede, si passerebbe all'homo politicus, cioè un individuo olistico che si sente parte viva di un tutto, natura compresa. Questo individuo è già esistito nella storia dell'umanità e nelle società preistoriche, che vengono definite matrifocali, e sono esistite dal Paleolitico all'età del bronzo. E dico matrifocali e non matriarcali, perché la madre in queste culture era un riferimento e non un capo. Quindi l'economia del dono si contrappone radicalmente all'economia di mercato, che è quella in cui viviamo oggi, dove appunto tutto, ogni scambio viene fatto in base ad un prezzo prestabilito. Si contrappone all'economia pianificata, che è quella di tipo socialista, dove sì, le persone fanno qualcosa gratuitamente, ma perché sono obbligate a farlo. E si contrappone anche al baratto, perché anche qui, anche in questo scambio, c'è comunque un valore predefinito di riferimento, che invece di essere in denaro sarà in merci. Nell'economia del dono ci sono pochissime regole, anzi, più che regole si può parlare di riferimenti o momenti fondamentali, che sono tutte basate sulla reciprocità. Sono il dare, il ricevere, che non è da dare per scontato, perché nella nostra cultura non è normale accettare qualcosa di gratuito da persone che non conosciamo, e infine, come vi dicevo, il ricambiare. Quindi nel dono c'è una forte dose di libertà, perché è vero che c'è l'implicito obbligo di restituire, ma i modi e i tempi vengono lasciati all'individuo. Quindi la grandezza del donare sta proprio nell'assenza di garanzie per il donatore. Questo implica una grande fiducia nel prossimo e nell'universo.
Quindi l'economia del dono non va, non va confusa con il baratto, come appena detto, non è fare regali, non è fare l'elemosina, ma soprattutto non è fatta di martiri, cioè non bisogna intendere il dono come un sacrificio o un atto eroico. Semplicemente donando innescherò quel circolo virtuoso nella comunità, sperando che poi pian piano tutti donino a loro volta, così da creare un insieme di persone che riesce ad autosostentarsi nelle esigenze materiali e intellettuali. E come abbiamo già visto ampiamente, la rete internet è un validissimo esempio di solidarietà. Il blog appunto è uno spazio dove una persona decide di scrivere solo per l'amore di farlo, senza aspettarsi nulla in ritorno. E anche Linux, la rete Linux è stata creata da delle persone che oltretutto avevano un'altissima preparazione tecnica, eppure hanno concesso gratuitamente questo prodotto, appunto ottimo esempio di open source. Però tornando un po' di storiografia, il concetto di economia del dono lo ritroviamo anche in tempi un po' più vicini a noi. Infatti si basa principalmente sul lavoro di Marcel Mauss, un francese sociologo e antropologo e storico delle religioni, che scrisse nel 1923 il saggio sul dono, che ancora oggi è il riferimento letterario più valido e attuale. Marcel Mauss fu anche il principale esponente della scuola di Émile Durkheim, suo zio peraltro, che fu uno dei padri fondatori della sociologia moderna. Pensate che a fine 1800 Émile Durkheim appunto aveva già una visione della società olistica, cioè la società nel suo insieme vale più della somma delle singole parti, e fu il primo a usare il termine coscienza collettiva, che verrà poi approfondito da Jung, e l'insieme delle credenze e dei sentimenti comuni ai membri di una società. Alain Caillé, professore di sociologia all'Università di Parigi negli anni 80 e 90, riprese il lavoro di Marcel Mauss e fondò il Mauss, o Mauss meglio, il movimento antiutilitaristico delle scienze sociali, con tanto di rivista semestrale che esce ancora oggi. Ma il migliore esempio che abbiamo di economia del dono sono gli indiani d'America. Gli indiani d'America, semplicemente sostentandosi tramite la caccia o la pesca, è facile intuire che si servissero di questo tipo di economia, perché mentre appunto il cacciatore era lontano a cacciare, chi rimaneva al villaggio svolgeva altre fondamentali attività. Alla fine si mettevano insieme i risultati e i frutti del lavoro di ognuno e si condividevano liberamente. Pensate che quando arrivò l'uomo bianco in America, la diversità di approccio sociale e economico alla comunità tra i due gruppi etnici era talmente profondo che l'uomo bianco venne definito keeper, cioè un individuo che vuole tenere i beni e gli oggetti solo per sé, mentre l'indiano venne definito giver, cioè una persona che distinto di natura è portato a condividere con la comunità. Ancora oggi si celebra una cerimonia che è chiamata potlatch, dove appunto ciò che rimane degli indiani d'America nei gruppi si ritrovano e si scambiano dei doni, che in genere sono oggetti o cibo, e il donare è visto come un atto di grande prestigio. Poi abbiamo l'Africa, che è l'esempio più ampio di economia del dono che abbiamo, e a riprova che una lingua è lo specchio di una cultura. Pensate che in lingua bantu, che è diffusa nel sud dell'Africa, non esiste la parola avere. Loro, per esprimere questo concetto, dicono essere con, e addirittura in quasi tutte le lingue africane non esistono i termini ricco o povero. Questo la dice lunga su quanto poco importante sia per loro il possesso materiale. E manca la parola proprio perché manca il sentimento, il concetto, l'idea. Si dice che è ricco chi ha tanti rapporti sociali, tante amicizie, perché sarà la rete sociale che distribuirà i beni e l'assistenza. Chiudo passando a un argomento che mi sta più a cuore, che ho accennato prima, cioè il passaggio da economia del dono ad economia della felicità.
vediamo sotto gli occhi di tutti che la crescita economica oltre un certo limite non porta più assolutamente felicità. Siamo a un livello di consumo che è folle, è suicida e ci costringe a una spinta indefinita di produzione e lavoro. I ritmi di vita che abbiamo sono insostenibili, tanto quanto i ritmi di consumo. Quindi questo meccanismo diabolico nel quale siamo incastrati ci porta a non avere tempo, ci porta a non poterci dedicare alle nostre relazioni affettive e sociali e in più danneggia tantissimo l'ambiente. Cioè tutti quegli elementi che vanno a formare il generatore principale della nostra felicità. Quindi è non solo questo, tantissime persone hanno un lavoro che non amano perché non corrisponde assolutamente ai talenti e alle passioni personali. E tutti abbiamo delle passioni e dei talenti soprattutto. Chi pensa di non averne è perché non le ha scoperte, non ha approfondito queste cose. Quindi finiamo di vivere la vita come se fosse un peso. E la cosa più drammatica è che tante persone pensano che questo sia giusto e normale. In un'economia di scambio solidale ognuno fa quello che sa fare, ma soprattutto quello che ama fare. Anche perché altrimenti come potremmo fare qualcosa solo per l'amore di farlo? E a monte di ciò c'è il risveglio del bambino interiore. Jung lo chiamava il bambino divino. Il bambino interiore è il nostro vero sé, è energetico, vitale, giocoso, creativo. Questo risveglio avviene appunto riscoprendo o scoprendo ed esprimendo i nostri talenti e le nostre passioni. Risanare il bambino interiore significa poter essere un adulto psicofisicamente sano e felice. Tenete anche presente che nella nostra natura noi siamo portati alla condivisione e all'altruismo, anche se osservando ciò che ci circonda viene da pensare proprio il contrario, ma hanno fatto degli esperimenti sui bambini e i risultati sono inequivocabili. Va bene, chiudo e vi lascio con questa frase, cioè il benessere e la sicurezza non devono più essere legati al denaro che guadagniamo, abbiamo accumulato, ma alle relazioni con gli altri. Grazie.